Un saluto da Dottor Palmas, ti mostro ora uno dei miei casi preferiti che ho risolto in questi anni con la mia equipe. Questo è un caso terminale di parodontite, di diarrea, è stato risolto col sistema bocca bionica, denti disegnati completamente al computer, riprodotti con i robot e adattati con intelligenza artificiale. Questo era il sorriso del paziente, denti lunghi, storti, gialli, metà della bocca era assente, nota al paziente quando sorrideva e si metteva di lato col viso, si vedeva l'assenza completa di questi denti. La gengiva che si è ritirata a causa della piorrea mostrava questi denti paurosi, quasi da stereotipo da film horror, che avevano le radici ormai completamente esposte. Nella parte inferiore erano presenti dei ponti, nella parte posteriore pure sul lato sinistro, tuttavia queste erano delle radici in espulsione. Erano stati anche posizionati degli impianti dentali, ma senza guardare alla foresta, come si dice in gergo, è stato guardato l'albero. Non è mai stata riabilitata la bocca nel complesso. In più era una situazione molto complessa da risolvere in quanto c'erano impianti con perimplantite da rimuovere, seni mascellari molto esposti, molto ampi, poco margine di manovra per mettere i denti e gli impianti. In questo caso abbiamo proceduto alla chirurgia, posizionato i primi denti provvisori con cui il paziente è stato 6 mesi. Queste sono le zone in cui abbiamo posizionato gli impianti dentali, anche speciali, corti nelle zone posteriori. Questo è lo schema grafico del tipo di chirurgia a cui si è sottoposto con la nostra equipe maxillofacciale. Su di questi 6 impianti abbiamo in seguito posizionato le arcate provvisorie che il paziente ha mantenuto i mesi necessari per far guarire l'osso e le gengive. Queste che vedi qua sono le due TAC tridimensionali. Una sulla sinistra ti mostra la situazione di partenza, il paziente con l'osso mascellare completamente atrofico. Sulla destra gli impianti posizionati nel poco osso che era rimasto e che ci siamo andati a prendere. Nella parte successiva dei lavori abbiamo testato dei denti in plastica provvisori che simulavano il design che avevamo preselezionato per questo paziente. Successivamente abbiamo realizzato i denti definitivi con lo zirconio. Queste sono le protesi più avanzate al mondo con la simulazione delle gengive, in composito. Queste sono due linee superior. Nota come i riflessi della luce vanno a scoprire le forme dei denti, delle forme sinuose, morbide, ma allo stesso tempo mascoline. Nota come gli incisivi centrali sono molto ben rappresentati, l'effetto madreperla opalescente dei denti e come i margini degli incisivi abbiano queste traslucenze che conferiscono alla dentatura quella che si chiama la vitalità dello smalto. Questo è il risultato massimo che si può ottenere col nostro sistema bocca bionica. Abbiamo un perfetto match dei denti all'interno dei tessuti molli delle labbra. Queste come appaiono le protesi che vanno a riempire lo spazio protesico tra arcata superiore e inferiore. Qua vedi come il taglio della gengiva artificiale che si unisce alla gengiva naturale vada a nascondersi poi sotto al labbro. Il risultato finale è questo, è uno dei casi in assoluto che io amo più di tutti, un perfetto colore dello zirconio che riflette il candore anche del viso, di questo biotipo del viso di questo paziente. Siamo passati da un paziente che dimostrava 65-70 anni a un paziente adulto di 55 anni. Nota quanti anni abbiamo fatto recuperare a questo paziente con questo restyling del sorriso, grazie a un sistema provato che ha risolto più di 8.000 casi in questi anni. Paziente che potrà avere i suoi denti memorizzati in cloud che con un click possono essere riprodotti. Questi sono denti disegnati col computer, riprodotti roboticamente, quindi il paziente può avere la sua copia memorizzata in cloud per ogni emergenza. Un saluto da Dottor Palmas.